Amiche, amici, buongiorno, benvenuti a un'altra delle interviste musicofile. Chi è il ragazzo, il signore, boh, comunque la persona qui davanti ai vostri schermi? Ebbene, è un diplomato in organo e in composizione organistica. Tutto qui? Eh no, perché è laureato in ingegneria edile, ha un dottorato in fisica acustica e insomma adesso è organista sia da docente sia da esecutore, se così possiamo dire, un musicista a tutto tondo, a pieno regime, e abbiamo l'onore e il piacere di avere il mio conterraneo, il mio concittadino Paolo Tarizzo. Ciao Paolo! Buongiorno Alberto, ciao, è un piacere essere con te. E anche per me, quindi come ho già detto nell'introduzione, sei di Torino e chiaramente ci chiamerai da Torino, dico bene? Esattamente, Torino, sono qui vicino al conservatorio, vicino al posto in cui lavoro, San Filippo, la chiesa dell'oratorio di San Filippo e sì, esatto. Esatto, quindi da Torino. E Paolo ha citato la chiesa di San Filippo e dopo torneremo a parlare anche di questo suo impiego molto particolare e affascinante. E allora, Paolo forse lo sa già, voi chiaramente lo sapete, noi cominciamo sempre queste nostre interviste con un aforisma, da cui poi, lo dico sempre questa frase, partire con tutto il nostro discorso. E allora la frase che dedico a Paolo e allo strumento che permea, diciamo, la sua vita è una frase delle tante che disse Mozart, il quale appunto disse un giorno: ai miei occhi e alle mie orecchie, l'organo è il re di tutti gli strumenti. Troppo per quello che faccio, troppo poco per quello che potrei fare. E allora da qui partiamo con la domanda d'entrée, la domanda d'obbligo, chiedendoti, Paolo, i tuoi inizi nel mondo musicale. Quindi se avevi già una famiglia musicale, se sei stato un diamante, un exploit, insomma, parlaci dei tuoi inizi in questo mondo avventuroso. Certo, avevo una mamma, che era molto appassionata di musica, è molto appassionata di musica, suona il pianoforte ma a livelli, insomma, così di per divertimento, e io mi sono interessato, insomma, ho iniziato a amare l'organo quando lei andava a fare delle prove in una cantoria senza nessuna pretesa, nella chiesa di paese in cui abitavo, Rivarolo Canavese, e ero piccolo, avevo 5-6 anni probabilmente, e vidi appunto questo strumento per la prima volta, questo strumento che mi affascinò tantissimo. Allora chiesi di poter salire su nella balconata dove c'era questo strumento e ricordo che rimasi proprio completamente affascinato dal vedere suonare questo strumento con tutto il corpo. Quindi uno strumento così completo, e soprattutto ricordo la gravità del suono, quella della pedaliera, dei bassi che utilizzava l'organista che stava suonando, che riempiva tutto l'ambiente, si diffondeva in questo ambiente molto riverberante, ed è stata proprio un'esperienza sonora quella che mi ha fatto avvicinare a questo strumento, prima ancora di quella visiva musicale, un'esperienza proprio di suono, un sentirmi riempito, un riempire l'ambiente in queste armonie che si propagavano e che erano molto molto profonde. Volevo chiederti una cosa, che cos'è, domanda banale, che ha l'organo che gli altri strumenti non hanno? Quali sono le sue caratteristiche, diciamo, una domanda tra il meccanico e il filosofico? Sì, ma guarda, cos'è che ha l'organo che gli altri strumenti non hanno? Partiamo dal fatto che io amo tantissimi altri strumenti. Se dovessi rinascere, probabilmente oltre all'organo vorrei imparare sicuramente il violoncello e il flauto traversiere, se parliamo di strumenti barocchi. Quello che ha l'organo, secondo me, in più ancora del pianoforte, è la capacità di sintetizzare l'armonia, ma non solo, anche i timbri, perché l'organo è uno strumento che è formato da tantissimi registri, quindi ha la possibilità di mettere assieme tantissimi timbri diversi, quindi di orchestrare. Poi ogni organo è diverso dall'altro, ecco, questa è la caratteristica proprio dello strumento organo. I pianoforti certo possono essere molto diversi, violoncelli, altri strumenti sono molto diversi l'uno dall'altro, ma l'organo non ce n'è proprio uno uguale all'altro. E quindi l'organista deve essere capace di modificare, deve essere molto elastico, molto fluido, e deve essere capace di modificare il suo modo di approcciarsi in base allo strumento che si trova davanti. Gli organi sono diversi per fattura, per costruzione, per periodo di costruzione, per principio costruttivo. Poi l'organo in pratica è stato un po' il riproduttore dello strumento egemone del periodo storico. Di conseguenza, quando c'era l'orchestra barocca, l'organo barocco è un organo che cerca di imitare in qualche maniera quegli strumenti. Con l'affermarsi poi del pianoforte, l'organo e anche la scrittura organistica è diventata più simile a quella pianistica, e gli organi poi sono pure diventati con dei registri sinfonici, orchestrali. Di conseguenza tu ti trovi davanti a degli strumenti che sono completamente diversi e puoi eseguire su ognuno di questi dei repertori completamente diversi. Quindi è proprio una questione di attitudine a modificare
il tuo approccio proprio tecnico allo strumento e pure avere diversi repertori che funzionano meglio nei diversi tipi di organi. Ecco, hai trattato più o meno en passant, come dico sempre, alcuni temi e ci ricolleghiamo a un altro tema che volevo chiederti anche qui abbastanza generale, per cui però mi hai un po' demoralizzato perché mi hai detto che tutti gli organi praticamente non ce n'è uno uguale all'altro. E allora volevo chiederti, va bene, come funziona un organo? Questo potresti dirlo, però la domanda successiva è, c'è una sorta di organo ideale, un organo base, un organo prototipo per aiutare a far capire come funziona e come è strutturato? Certo, io posso dirti l'organo nel principio, cioè come funziona il principio dell'organo, chiaramente. L'organo è uno strumento a tastiera, ma non è uno strumento a tastiera, perché è uno strumento fiato. E in particolare è un flauto. Soprattutto gli organi piccoli, italiani, francesi, tedeschi, su cui si fa il repertorio pre-barocco, quindi rinascimentale, barocco, hanno proprio un suono che simula il transitorio d'attacco di questi strumenti. Come principio di funzionamento è che il tasto, in sostanza, quando viene premuto, gli organi sono anche di diversi tipi. Ad esempio, partiamo dall'organo meccanico, ok? Quindi sono tutti dei collegamenti meccanici. A partire dal tasto ci sono dei leveraggi che arrivano fino al cosiddetto sommiere, cioè la tavola su cui sono posizionate, ci sono diversi fori e sono posizionate tutte le canne. Ovviamente le canne non sono solo quelle che si vedono in facciata, ce ne sono tantissime. Cioè, ammettiamo che un organo abbia un solo registro e una tastiera da 56 o 54, quelli che sono tasti, deve avere 54 canne. Quindi questo 54 va moltiplicato per il numero di registri. Quindi se ha 10 registri sono 540 canne, se ha una tastiera di 54 tasti. Ecco, dalla tastiera si preme il tasto e si va a aprire il cosiddetto ventilabro, che è una fessura, diciamo, che viene aperta, schiacciando il tasto, dalla quale si lascia passare l'aria compressa nei mantici. Ora ci sono gli elettroventilatori che comprimono l'aria e la buttano all'interno dei mantici, che sono questa riserva d'aria compressa. Una volta c'erano delle corde, si girava a mano quando non c'era elettricità, ok? Quindi l'organista non poteva mai suonare da solo, c'era sempre il tiramantici che doveva tirare i mantici. Ora invece ci sono gli elettroventilatori. Ecco, questa aria compressa, quando si apre il ventilabro, passa in un piccolo condotto sulle quali sono poste in fila le canne della stessa nota dei diversi registri. Se io aziono un registro, faccio passare l'aria in quella fila, ma solo in quella fila ortogonale di registri. Se invece aziono tutti i registri, l'aria mi va a passare in tutte le canne che sono disposte su quella fila. Questo è il principio di funzionamento dell'organo. Questo è il principio. Ma senti Paolo, io avevo sentito, studiando Storia della Musica 1, un po' di tempo fa, che non so se anche adesso, comunque è esistito anche un organo ad acqua, è vero? Sì, è l'organo di Vitruvio, Vitruviano che descrive Vitruvio nei 10 libri di architettura. Vitruvio era un architetto romano del periodo attorno allo 0, 40 d.C. circa. Non è che fosse un organo ad acqua, nel senso che nelle canne ci andasse l'acqua, cioè nelle canne ci va sempre l'aria, però il principio di compressione dell'aria, eccetera, era di tipo idraulico, si chiama organo idraulico. Perfetto. Quindi mi hai dato, però è sempre l'aria che va a far suonare. Che va a far suonare le canne, ovviamente. La canna è praticamente un corpo di un flauto traverso con una sola nota. Questo di un flauto. Diciamo che comunque le canne ci sono sempre. Diciamo che le canne sono anche di diversi tipi e di diversi materiali. Certo. Ci sono delle canne di metallo, ci sono delle canne di legno, ci sono delle canne cosiddette labiali, il cui principio di funzionamento è proprio come quello del flauto, e delle canne ad ancia, in cui il principio di funzionamento è simile ai legni ad ancia, quindi ad esempio clarinetto, cioè c'è un'ancia che vibra quando l'aria passa, fa vibrare quest'aria e questa lamina, quindi l'ancia, che è una lamina metallica, non di legno come invece nei clarinetti, nel lobo, eccetera, e poi c'è un risonatore al di sopra, quindi la frequenza dipende dalla lunghezza dell'ancia e quello che c'è sopra fa solamente un determinato timbro, cioè c'è il risonatore da fagotto, il risonatore da clarinetto, il risonatore da oboe, il risonatore da tromba, perché anche la tromba nell'organo è un strumento d'ancia, è una canna d'ancia. Senti Paolo, adesso volevo trattare un po' un tema che, preparando la tua intervista, mi è saltato all'occhio. Abbiamo parlato di questo tuo binomio, di questa tua duplice natura, no? Quindi di musicista, ma allo stesso tempo anche ingegnere e fisico-acustico. E mi è venuta in mente questa considerazione. Quasi tutti gli artisti, in particolare i musicisti, è come se vivessero in una sorta di mondo fatato, no? Quasi dominati dalla musica che li circonda. Ebbene, questa tua doppia
doppia natura, mi fa sembrare come se tu volessi ribaltare i ruoli, come se ti volessi impossessare della musica, dominarla, capire i suoi codici. Ed è una cosa che appunto mi è venuta in mente. È vero? Può avere un senso questo mio ragionamento? Questo sicuramente, ed è una caratteristica credo proprio in generale degli organismi, magari non tutti, ma mi sento di dire che una sostanza è che il corso del diploma, il corso tradizionale, vecchio ordinamento, era proprio organo e composizione organistica, cioè gli altri strumenti hanno il corso in oboe, il corso in clarinetto, anche il pianoforte, poi se uno vuole approfondire l'aspetto compositivo, allora studia composizione. Invece nell'organo è proprio un qualcosa di congiunto allo studio dello strumento, anche perché è una pratica molto utilizzata e molto utile anche all'interno dei riti, perché poi l'organista, oltre a fare il concertista, fa pure l'organista liturgico, cioè anima musicalmente le celebrazioni. Oggi questo tra l'altro è un concetto un po' trasandato, un po' lasciato in disparte, che quasi non fa far bella figura all'organista. Invece un tempo, soprattutto i tempi di Bach era proprio uno strumento, un musicista che si definiva musicista da chiesa, quindi lui ha scritto delle cantate stupende, era un grandissimo improvvisatore, e volevo proprio arrivare a questo punto, cioè uno dei compiti dell'organista è proprio quello di improvvisare all'interno della celebrazione, perché è un po' come una sorta di compositore di colonne sonore, però il compositore di colonne sonore in un film ha una scena che è quella, sa che deve occupare un tot di minuti, un tot di tempo, eccetera. Invece l'organista fa il compositore, l'improvvisatore di colonne sonore in tempo reale, dove non sa il tempo che deve suonare, quindi deve vedere quello che sta succedendo e coprire il buco con la musica, quindi sapere adattarsi a quello che sta succedendo nella liturgia, quindi saper interpretare musicalmente quello che sta accadendo proprio dal punto di vista teologico, e saper finire anche quando è il momento giusto, quindi non prolungare i tempi di musica quando invece il rito prevede la continuazione. Ovviamente quindi per saper improvvisare occorre capire la musica e per saperla poi esprimere. Nel corso dei secoli sono state scritte delle cose stupende proprio sull'arte compositiva, no? Su delle tecniche per riuscire a trasformare musicalmente un concetto o quello che sta accadendo in una determinata situazione, quindi la musica degli affetti, tanto per ricordarne una, oppure basti pensare alla retorica che Bach sicuramente ha letto, ha conosciuto, forse l'ha letta da Quintiliano, e quindi quest'arte di riuscire a trasmettere dei concetti generali attraverso la musica. L'arte della retorica quindi è sicuramente molto importante anche per saper comporre, saper improvvisare, eccetera. Sicuramente per comprendere il linguaggio musicale, per comprenderlo proprio nel vero senso della parola, cioè averlo sotto mano e saperlo quindi poi riprodurre. C'è un luogo non so quanto comune secondo cui che recita che appunto un organista, va bene, sia polveroso, amante del vecchio, insomma un po' stralunato, fuori da questo mondo, e soprattutto che debba essere per forza credente. Smentiscimi o confermami? Allora, in effetti, l'organista ha a che fare con l'ambito liturgico. Poi il fatto che debba essere per forza credente, sai, cosa vuol dire credere? Questa è una bella domanda. Io credo che ci sia una bella differenza tra credere ed essere bigotti. Non voglio giudicare nessuno, penso per me. Io dico che sono una persona che, essendo appunto, come tu dici, anche ingegnere, insomma, avendo fatto degli studi scientifici e volendo vedere dal punto di vista razionale la realtà delle cose, mi sto accorgendo in un percorso che sto facendo che c'è molto al di là del razionale, e quindi c'è sicuramente sempre più spazio all'interno di me per credere in un qualcosa di trascendente, ma questo la musica ce lo dice. I miei personaggi di riferimento, che sono stati anche personaggi di riferimento di tantissimi filosofi, tantissimi musicisti, sono appunto dei filosofi che hanno avuto a che fare pure con la musica. Partiamo dal greco, Pitagora, per poi arrivare a Platone, che nel Timeo ha fatto una meraviglia della composizione del cosmo, dell'universo, attraverso dei rapporti armonici, tra l'altro, che sono quei rapporti armonici che io ho voluto capire meglio quando mi sono iscritto al primo anno di università, e ti faccio vedere anche questo strumentino che ho costruito, che è il monocordo di Pitagora, e vidi appunto delle istruzioni per la costruzione in un libro di prova che si chiama La fisica sotto il naso, e quindi mi sono messo a costruirlo per vedere se effettivamente questi rapporti super particolari, un mezzo corrispondeva appunto all'ottava, chiamato diapason, eccetera.
Dicevo, nel Timeo questi numeri compongono l'universo, ma è anche vero che però Pitagora aveva già scoperto l'irrazionale, cioè quello che non è comprensibile attraverso dei rapporti, cioè rapporti delle grandezze incommensurabili. Quindi basti pensare alla radice quadrata di un numero che ha un risultato che dopo la virgola dei numeri che vanno avanti all'infinito, e questo infinito dove lo mettiamo? E l'infinito poi che lo stesso Leibniz ha accolto nella sua teoria delle monadi e soprattutto poi l'ha portato ad essere praticamente l'inventore, se lo contendo un po' con Newton, del calcolo infinitesimale, quindi il calcolo delle derivate, il calcolo integrale, eccetera. Cioè questa comprendere l'infinito in qualche maniera, cioè riuscire a comprendere nel senso proprio di racchiudere un qualcosa che non è racchiudibile, cioè al di là delle nostre potenzialità, forse. Noi però abbiamo la possibilità di lasciare uno spazio di aporia, cioè di sospendere un attimo il giudizio e vedere se lì dentro ci può arrivare qualcosa, chissà da dove, chissà da quale energia, che ci parli di un qualcosa che va al di là dell'immanenza. Hai citato in modo molto sapiente Leibniz e ci ricolleghiamo un po' al tuo mero curriculum, no? Quindi da queste astrazioni torniamo terra a terra, però per rielevarci subito, perché appunto ho letto che stai lavorando ad un progetto che accosta le due figure cruciali nella storia dell'uomo, di Leibniz, appunto, per chi non lo sapesse, uno dei massimi filosofi dell'era moderna, e appunto Johann Sebastian Bach. Volevo chiederti di che cosa si trattava, quindi se vuoi scrivere un libro, un saggio, e su che cosa in particolare ti vorresti concentrare? Mi piacerebbe, guarda, io ho tante idee, tanti progetti, questo progetto è nato parecchio tempo fa proprio per amore spassionato nei confronti di Leibniz, poi l'ho sviluppato perché c'era un bando, un concorso per poter avere insomma dei finanziamenti per un progetto di ricerca, ma che poi non andò a buon fine, quindi adesso è un po' accantonato questo progetto, ma è comunque sempre nelle mie corde. Vorrei fare tantissime cose, voglio scrivere un metodo di organo, voglio scrivere dei libri sicuramente su questo. Il tempo però, soprattutto per un musicista pratico e non un musicista teorico, perché io mi definisco comunque un musicista pratico, cioè che vuole suonare, è sempre poco, perché i concerti ci sono, per fortuna, però ci se ne siano sempre di più e le cose da fare sono tante. Il tempo dedicato all'esercizio, allo studio dello strumento è proprio tanto. Ecco, però sì, su Leibniz quello che mi ha colpito è proprio la teoria delle monadi, che secondo me in qualche maniera, vabbè, innanzitutto Leibniz è di Lipsia, cioè nacque circa 40 anni, 39 anni prima di Bach a Lipsia, così spostò. Suo padre aveva una grandissima biblioteca, la più grande di Lipsia, ma anche la più grande di quei dintorni. Il padre morì presto e lui, per consolarsi della morte del padre, viveva praticamente in questa biblioteca. Quindi aveva imparato da solo a leggere in greco, conosceva veramente tantissimo dello Scipio platonico. Diciamo un Leopardi ante litteram. In pratica, esattamente, sì. E riuscì poi ad arrivare a questa teoria bellissima, ma soprattutto bellissima. Cioè, a me piace Leibniz perché è proprio quel genio pre-barocco, in sostanza, nonostante viva nel periodo già del 600, che però considera, è sicuramente pre-illuministico, ecco, nel senso che considera la conoscenza come un insieme di tanti punti di vista, cioè la figura dell'intellettuale non è una figura specialistica come oggi accade dopo l'illuminismo, ma effettivamente anche un po' per gioco di forza, perché ogni disciplina è diventata così sfaccettata che è impossibile conoscere tutto di tutto, ecco. Però lui rappresenta proprio quell'ideale di mettere assieme, di accogliere sotto un unico sguardo tantissimi punti di vista. Questa, in sintesi, è poi la teoria della monadi, e a me colpisce tantissimo che questa sintesi di diversi punti di vista, che come dice questo libro, Unitas in varietate, sempre su Leibniz, cioè mette assieme in unità tanti punti di vista come fa Bach, cioè ogni linea melodica, ogni composizione di Bach è pensata come un insieme di punti di vista, un insieme di voci, ogni voce è una monade, è un punto di vista che ha delle sue caratteristiche particolari, che non smettono di conservare la propria caratteristica, la propria identità in nome di un'armonia, ma armonia e contrappunto non sono distinti, semplicemente ogni voce, ogni personalità, ogni identità mantiene la propria identità e si correla con le altre in una maniera costruttiva verso l'unità. Questo è il discorso in sintesi che mi affascina tantissimo e che secondo me è proprio la messa in pratica nella musica di questa teoria magnifica di Leibniz.
Allora, io non so, Paolo, tu che numero di ospite sia esattamente, credo il trentesimo, però posso dirti e dirvi che non mi è mai capitato di rimanere a bocca aperta. Sono stregato, affascinato da questa cosa, e anche off camera poi vorrò continuare il discorso, poi chiederti consigli di libri, eccetera. Ma il format ci impone di andare avanti e volevo chiederti appunto, dato che lavori come organista presso la chiesa di San Filippo Neri, che per chi non fosse di Torino è proprio nel pieno centro di, appunto, della città, volevo chiederti come ci sei arrivato, se prima lavoravi in altre chiese e appunto come sei approdato. Sì, ho lavorato in tante altre chiese e ci sono arrivato secondo me sperandoci tantissimo, perché un caro amico organista che poi ha deciso di lasciare l'Italia ed andare a Chicago a lavorare come organista, insomma in quel periodo mi ha detto: guarda che io vado via, probabilmente c'è la possibilità che cerchino un altro organista, perché lui era organista lì. C'era anche il mio maestro di organo, docente al conservatorio di Torino, Guido Donati, che stava andando in pensione, quindi probabilmente anche insomma, la sua carriera a San Filippo stava per concludersi, e quindi io ho sperato, insomma entrambi mi hanno ventilato questa possibilità, io non ho fatto nulla, ci ho semplicemente sperato, io abito lì vicino, quando passavo davanti a questa facciata juvariana magnifica facevi una preghiera tantissimo. Sì, una preghiera a modo mio, sì, non ho mai pregato tantissimo, sì. Ecco, sì, ci ho proprio sperato, e un giorno Padre Goi, lo conoscono tantissimi musicisti di Torino, Padre Goi, perché l'oratorio di San Filippo è una realtà che si è sempre prestata in ambito musicale per la città. Saggi del conservatorio, prove, i padri filippini di Torino in generale e quelli di Torino sono veramente propensi a favorire l'arte, cioè a far conoscere quella trascendenza di cui parlavamo prima attraverso l'arte, questa forma artistica, ma è proprio un po' la regola, diciamo, di San Filippo Neri, è questa. Ecco, e un giorno è arrivata la telefonata di Padre Goi che mi ha chiesto se potevo presentarmi, e io mi sono presentato e via, e sono stato preso come organista, ho un contratto, ogni anno viene rinnovato questo contratto e si pagano regolarmente le tasse, insomma, quindi sono fortunato perché è una delle poche realtà contrattuali in ambito organistico, non solo in Torino, in città che si contano neanche sulle dita di una mano, ma proprio in Italia in generale, già all'estero, oltre Alpe, in Francia, in Germania, in Austria è molto più facile. L'organista è proprio una figura riconosciuta, pagata addirittura statalmente, cioè dal municipio, dal comune. Ah. Come i tempi di Bach, in sostanza. Come il Kapellmeister. Come il Kapellmeister, esatto. All'estero è ancora così. Purtroppo in Italia no. E a me piace proprio tanto, perché anche l'organo nei teatri è maltrattato e bistrattato. Qua a Torino, in Auditorium Rai, abbiamo una splendida facciata di organo, ma c'è solo quella, perché nel momento in cui sono stati fatti i lavori di restauro dell'acustica, insomma, 15 di anni fa, molto bene, hanno smontato completamente l'organo. Loro dicono anche con l'intento di rimontarlo, ma poi hanno fatto dei lavori proprio strutturali architettonici, si sono accorti che al momento di montarlo non ci stava più. E quindi adesso tutto il materiale fonico di quest'organo è stipato in un magazzino a Moncalieri. Ecco, ma io mi dico, ma se avessero sbagliato il palco, l'avrebbero rifatto, se non ci fossero fatti i contrabbassi o i timpani là dietro, no? L'avrebbero rifatto. Perché l'organo deve essere sempre bistrattato? Solamente la facciata, e poi non si può. Quando fanno dei concerti d'organo, affittano un organo elettronico con dei suoni assolutamente dubbi. Ecco, io mi è capitato recentemente, ho un amico che è primo flauto della Gewandhaus e quindi mi invita spesso a suonare, a sentirlo suonare, e a proprio Natale sono andato, il concerto di Capodanno era un concerto per solo organo, c'era tutta la Gewandhaus piena, concerto d'organo. Fantastico. E certo, che se c'è questo strumento e viene fatto conoscere in maniera non bigotta, come purtroppo oggi accade spesso nelle chiese, che è fatto suonare un po' così a chi strimpella, e poi la gente ovviamente pensa e collega che l'organo sia quella cosa strimpellata, ma l'organo non è questo, non è giusto, è un po' un'ingiustizia, ecco, quella di passare questo messaggio. Anche qui appunto potremmo spenderci in un sacco di petizioni, comunque potremmo parlare molto di questo tema. Andiamo verso la conclusione, volevo chiederti ancora due cosine, come dice Lily Grubert, vorrei telegrafico su questo, vorrei che parlassi di questa tua creazione, Metamorphosis, perché io leggendo il tuo curriculum, devo ammettere, non ho ben capito cos'è, quindi vai, spiegalo al nostro pubblico. Sì, quello era il periodo in cui stavo lasciando la ricerca universitaria.
Avevo a disposizione delle camere anecoiche, delle camere riverberanti, insomma dei microfoni per registrare, e quindi volevo fare una sorta di commissione, quasi un addio a questa mia duplice attività, perché poi adesso appunto mi sto dedicando solo alla musica. E quindi ho creato una sintesi di concerto in cui c'era una parte proprio nel concerto che poi abbiamo eseguito ad Amsterdam, ad Orgel Park, suonata dal vivo, quindi su uno strumento vero, su un organo, e una parte invece cantata da un soprano dal vivo, ma su una base registrata. Ma registrata come? Attraverso delle armonie composte dai suoni dello stesso soprano in diversi ambienti, camere riverberanti, camere anecoiche, eccetera, no? E tra l'altro questa era una sorta di piccola opera, nel senso che i brani che suonavamo dal vivo erano collegati dai recitativi, no? Che spiegavano proprio tutto l'andamento della trama, che aveva come titolo Metamorfosi, cioè quindi il cambiamento. E soprattutto era una commissione anche di periodi storici, cioè la parte elettronica e contemporanea. Ad esempio avevo fatto tutte per le sonate di Hindemith, e in mezzo invece c'erano dei brani di Handel. Sì, Hindemith e Handel. Metamorfosi si è composto da questa, in questo modo. E siamo giunti all'ultima domanda, caro Paolo, vorrei chiederti di consigliare, appunto, perdonate la ripetizione, un consiglio di ascolto al nostro pubblico, ovviamente organistico. Bene, ti lancio una provocazione, non dirò null'altro se non il titolo di questo brano. Passacaglia, Johann Sebastian Bach, 582. E con questo spunto, con questa provocazione, io sono felicissimo di aver intervistato il caro Paolo Tarizzo, quindi ringraziamo tutti insieme Paolo per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie Paolo, e per quanto riguarda noi, amiche e amici, ci vediamo come sempre a un'altra intervista musicofila. Ci vediamo, ciao ragazzi e ciao Paolo. Ciao Alberto.